po' la leggerezza. E ringraziamo per questo Andrea Simonica per la sua disponibilità. Io vorrei subito far intervenire il sindaco per salutare tutti gli intervenuti, poi riprendiamo con il convegno. Grazie Michele, buon giorno a tutti, grazie di essere intervenuti anche questa mattina a questa, diciamo, fase conclusiva del primo memorial Lorenzo Scarfioni. Quando qualche mese fa Paolo Nardi e Gianluigi Bianchini mi hanno proposto questa manifestazione, francamente per me, che non sono un appassionatissimo di motori, l'ho vista come un'opportunità importante per valorizzare la memoria di Lorenzo Scarfiotti, però non avrei mai pensato che alla fine di questi tre giorni sarei appassionato anch'io di motori. E devo dirvi che vi racconto questa cosa perché credo che è quello che poi in qualche maniera abbiamo vissuto un po' tutti, no? Parlo di tutti, non solo di protagonisti attivi, cioè di coloro che hanno apportato le macchine, ma anche di cittadini potentini che piano piano, da venerdì sera ad oggi, si sono incuriositi e poi sono entrati dentro l'evento. Ecco, allora io brevemente vorrei ringraziare tutti i protagonisti, anche sperando di poter l'anno prossimo migliorare questo evento, riempirlo magari di contenuti, cercare di perfezionarne tutte le varie angolature, perché sicuramente ci sono state tante cose ben riuscite e tante altre che si dovranno fare sicuramente certamente meglio, però è lo spirito, è l'entusiasmo e forse anche il fatto che si sia rivissuto qui a Potenza di Gela le gesta di Pinotti, la memoria e anche qualche marchi epici, no, che hanno contraddistinto la nostra storia, che la storia si sia toccata con mano per qualche ora, per noi è un grande elemento di orgoglio e di entusiasmo. Su questo invito Paolo e Gianluigi ed Enzo Magnoli, Michele, tutti quelli che hanno contribuito insieme a Luigi alla realizzazione di questo straordinario evento, di riposarsi qualche giorno perché penso che lo stress si li abbia un po' lavorati, però di rimettersi subito con coloro che vorranno insieme a noi a lavorare per il prossimo evento del 2016, perché noi ci crediamo, abbiamo solo assaggiato quello che potrà diventare il memorial di Lorenzo Scarfiotti. Forse la sento carica anche io, perché quando abbiamo scaricato la vettura e l'abbiamo messa in moto,
piedi correre con quella macchina con cui il nonno aveva dato grandi soddisfazioni, grandi carichi emotivi a tutti gli appassionati come noi, ma soprattutto vedere un Ludovico III in quella macchina con cui il nonno aveva avuto tantissime cose. È stato veramente toccante, commovente, e questo ringraziamo Andreas che ha permesso tutto questo. Vino Ferrari, avendola acquistata, avendola conservata e avendoci avuto dato a tutti noi la possibilità di rivederla a Potenza Picena, di farla tornare a casa. Questo è stato veramente toccante perché io non so
però c'era un fatto importante che sin da bambino vedeva un figlio mio padre, una foto di un documento con il 206 di Andreas, forse tanto giovanile era rimasto dentro, poi è esploso per la sua violenza e adesso la macchina sta qua. Diciamo che la vera manifestazione deve ancora nascere, perché i problemi organizzativi ce ne sono stati molti, soprattutto perché il tracciato, diciamo, era quello storico in cui secondo me si allenava insieme al tracciato, quindi bisogna tornare un po' negli anni 50, quando comunque l'atletismo sportivo non era praticato più altro in vista, era praticato sulle strade normali e anche in maniera un po' selvaggia per certi aspetti, ma comunque quella generazione di loro si è fatta piede e le ossa in queste strade, non dimentichiamocelo mai. E io questo sento come un momento che Lodovico quando usciva dal liceo andava in officina di stipendio a mio nonno Macerata, mio padre era 14 anni, Lodovico era Bogliano, e prima, diciamo, le sperimentazioni sono state fatte in quell'officina, sono tanti. Quando lo dovevo questa la patente, il nonno Luigi, il nonno Luigi, con cronometrare lo dico la Macerata fino al Torre Nova, perché già doveva essere un pilota, comunque la proiezione del pilota che era purtroppo non era stato il nonno, perché era stato in parte molto bravo, ma gli impegni, diciamo, lavorativi, politici lavorativi erano talmente tanti che l'ingegner Luigi purtroppo dovette bloccare la sua carriera, e penso di vedere nel figlio la sua persecuzione ideale. Questo è importantissimo, perché è la base, diciamo, della vita di Lodovico. Poi sapete tutto quello che è successo, Lodovico passa dalla Topolino per andare a Bari fino alla Ferrari, nel frattempo ci sono 15 anni, 16 anni di vita sportiva. Io penso, credo unica, sono di parte da questo, credo unica, ma trovare un pilota numero che riesce in un anno a vincere il Formula 1, vincere le conoscenze, vincere le gare private, non esiste. Possiamo paragonarci di Kelford per certi aspetti come pilota, forse qualche altro, ma l'unicità di Ludovico Scalfiotti era questa, cioè non vedendo la macchina in prova, nelle prove diciamo propedeutiche, quindi vedendo la macchina in macchina, io andavo fuori dagli altri. Cioè, questo è importantissimo, Ludovico non faceva la testa, Ludovico arrivava sul casco bello, magro uno in pista, vedeva la macchina, provava, faceva il tempo. Attenzione, importantissimo. Non era organico la Ferrari, e poi non era neanche ben visto la Ferrari, perché il Ferrari aveva il mito del pilota dipendente, e invece Ludovico era il pilota indipendente. E questo è un fatto di avanti. Poi, e concludo, ci sono persone più autorevoli di me che mi parleranno. La cosa importante è che Ludovico, quando la sua carriera si trovò nel 66, dover fare delle stagioni agonistiche complete, fu misteriosamente fermato. E qui io chiedo a Luigi, perché Luigi se ne si fa mai parlare di certe cose, perché il tempo è passato. Magari nella prossima edizione facciamo. Io chiedo, parliamo nella prossima edizione. Mi assumo la responsabilità, perché
conosciuto il titolare di protezione che mi ha conosciuto, di apparizione, a Tiro Cantini, a grazie. Un ottimo collezionista con culture particolarissime che spero che possano superare tutti gli occhi, perché so che c'è tutte le cose. Paolo Mazzotto, che è una grande amicizia. Io penso che questo signore qua, il mese fa stava in Sicilia a fare un raduno dinamico alla Monte Cerigno, e lui mi scrisse di me dicendo: guarda, che negli anni ci davamo cura di lei, non posso con lui perché se ne è un po' in campo, ho avuto degli impegni lavorativi, con tutto il resto non saprò se. Allora che io l'ho corteggiato discretamente, perché ho una macchina che aveva una luce che era la mia condizione, diciamo, bella, perché la macchina particolarissime che sono in quelli di loro capiscono, perché insomma sembra non aveva fatto sotto casa, dicevo solo, è un primo particolarissimo. E Paolo Mazzotto, una ragazza che sono qua, e fra la settimana sta la casa di Bertolè, cioè tre da lui in un mese, io ho quattro da lui in contorno, ah ce ne sono altri, ok. È stato uno sposo insieme alla sua simpaticissima sorella, che è perché questi stavano intermediare, ecco, per iniziare la gente. E poi Roberto Rio ha la macchina di papà, che purtroppo con il problema di tecnico non è qua, ma l'hanno posto dopo tanto. libertà di fare le cose. Pensate oggi poter mettere su
un banco prova in una casa colonica. Non so chi arriverebbe immediatamente ad arrestare tutti. Qualcuno sicuramente, diciamo. E forse all'epoca era un po' più facile. Parlando con Gerardo si vedrà che cosa voleva dire l'IRI, cioè l'Alfa Romeo, che cosa volevano dire le macchine prodotte dallo Stato. Perché noi diciamo che siamo sfortunati, la situazione è quella che è, però 50 anni fa era completamente diversa. Quindi indagare cosa è successo in questi 50 anni. Abbiamo fatto un debito pubblico enorme, ma non è servito evidentemente a stimolare l'economia. Quindi io penso che questo potrebbe essere un filone da esplorare, allargando, diciamo. Poi naturalmente tutta la parte sportiva, io come figlio non posso direttamente dire, cioè sarei poco credibile a raccontare dei torti, delle cose che, cioè la storia è stata raccontata in un certo modo, io so che non è quello che è successo, però adesso cercheremo in qualche modo. Ieri sono stato contattato da un regista che vive qua vicino, che sta pensando di fare, forse quello è un modo più, perché la mia narrazione, sono il figlio, cioè potrebbe essere una cosa forse un pochino troppo di parte, per cui mi dispiace, però poi parlando con Gerardo tante cose, certamente tutta una serie di torti, perché oggi se leggete i libri di storia della macchina, delle macchine, dalle sportive, la figura di mio padre non è che viene sempre tracciata in maniera molto positiva, anzi molto poco positiva purtroppo. E questo, alcune cose mi dispiace, per esempio chiaramente il fatto che lui abbia fatto 10 Gran Premi di Formula 1 e su tutti i libri che voi potete leggere, di Ferrari, si dice beh, sì, grande stradista, però Formula 1, ma io da ignorante vado a leggermi anche su uno strumento banale, Wikipedia, se chiunque può andarci, e ho preso i primi 10 Gran Premi di Ayrton Senna. Ayrton Senna, nessuno dice che fosse un pilota di Formula 1 scarso. I primi 10 Gran Premi di Schumacher, anche Schumacher era discreto, e ho guardato i primi 10 di mio padre, oh, strano, ma ha fatto più punti mio padre. Questo è curioso, cioè se era tanto scarso, io non so, naturalmente tecnicamente non posso parlare, può parlare che era altro, insomma, però dico se da esterno, così da osservatore esterno, i numeri sono questi, quindi questo per dire quante cose si potrebbero esplorare, si esploreranno. Naturalmente io voglio ringraziare Andreas Moringer per aver fatto fare a mio figlio una bellissima corsa avanti e dietro, speriamo l'anno prossimo di avere un percorso ancora più veloce, così si divertirà ancora di più. Non so se la mamma poi lascerà mio figlio anche una velocità superiore, vedremo, non lo so. E poi spero adesso di parlare con Gerardo di vari argomenti, e quindi ti passo la patata a voi. Voglio anch'io ringraziare, perché ringrazio il sindaco, gli organizzatori di questa manifestazione e vi ringrazio di averla generata per la prima volta e di aver pensato a me e di avermi invitato. Sono molto onorato di questo, anche se quel tanto di sottorato di valutazione che circola mi mette un po' in imbarazzo. Sinceramente, comunque, grazie a chi l'ha organizzato. È vero, la vostra manifestazione era la numero uno, ha avuto qualche piccola malattia dell'infanzia, ma vedrete che l'anno prossimo, tra un anno, quando ne avrà magari due, sarà per me. Quindi, coraggio e complimenti.
guidare insieme a noi una passione che probabilmente quasi tutti noi abbiamo dalla tenera età. Vi ringrazio e mi scuso perché io al termine di questa chiacchierata che mi auguro lunga, approfondita, eccetera, devo staccare perché arrivare a Modena passando per Rimini, eccetera, potrebbe essere problematico e io non posso permettermi di arrivare a casa tardi con una serie di faccio una ragazza. Grazie comunque e arrivederci alla prossima. E adesso parliamo di lui, il quale voi non lo sapete forse, ma è in mezzo a noi, è in ognuno dei nostri cervelli, in ognuno dei nostri cuori, c'è lui, non so se è o là, ma c'è, è qui, in mezzo a noi, ci guarda, ci ascolta, ci criticherà, sicuramente si arrabbierà se ne vedrà o può fare una lacrima, perché lui non è un mai, succedevano tante cose dietro, fuori e dentro. Lui era una persona cosciente di quello che faceva, cosciente dei rischi che correva, cosciente che era un fare quotidiano che lui e tutti i suoi amici e tutti i suoi avversari portavano e volevano ottenere senza sbattere. E qui parliamo di essere bravi, parliamo del male quando sarà il momento, parliamo del bene, benissimo, tanto lui è qui, quindi ci ascolterà e se proprio si sentirà offeso verrà a tirare l'orecchio a qualcuno, magari a me, ma pazienza, ricordiamo questo, è sempre bello perché finché lo ricordiamo le persone, ci sono care, non l'ho inventata io, allunghiamo la vita di queste persone, perché finché ci sarà qualcuno qui per terra, in questa terra, in questo momento particolarmente travagliato, che si ricorda, che come si ricorda di Napoleone, di Giulio Cesare, o di tantissime altre persone, ci saremo in tanti a ricordarlo per tanti anni ancora. Grazie Lulu, stai fermo, non ti muovere che adesso cominciamo a parlare. Scusa, grazie, arrivederci. Il momento però Geniano non può finire così, è qualche aneddoto in più ce lo deve raccontare, siamo qui apposta. È legato a una serie di cose, non esattamente alla volontà di
di far che cosa? C'era di far questo dicevo. Non era possibile, altrimenti tutto era una cosa che di cui aveva fatto, perché non era la prima volta che correva lì, non sarebbe stata la prima volta che vinceva lì, eccetera. No, come mi sembra di aver detto, stai tranquillo per il tuo contento. Ovviamente l'episodio, stiamo parlando dell'incidente purtroppo mortale di Roosevelt in cui lo stesso perse la vita, la posso tutta la colpa totalmente a un errore umano, ma mi sembra di giusto per rimanere ancora un attimo in tema, forse per sollevarci un attimo, io ho avuto la fortuna insieme a tutti voi di vedere la mostra fotografica che è stata allestita proprio qui vicino. E come dicevo, come ho già detto all'ingegnere durante una delle cene che abbiamo fatto in questi giorni, la cosa che mi ha colpito di più osservando tutte quelle fotografie bellissime è che tutti i personaggi coinvolti sembravano sempre sorridenti, felici, cioè sembrava un ambiente veramente gioviale. Parlando poi, avendo la fortuna di stare insieme all'ingegnere un paio di sere a cena, ho scoperto che anche l'ingegnere è assolutamente gioviale e amichevole, quindi si può dire che in quegli anni si viveva un automobilismo bellissimo, un ambiente stupendo. Sì, per me è una critica. Lei ha detto 10-20 parole e ha operato 4 volte la parola ingegnere. Però quelle che le erano state date in votazione, abbiamo le adesso che mi chiamo Gerardo, che abbiamo fatto. Detto questo, l'ambiente era completamente diverso. Stiamo parlando dello stesso sport che si pratica oggi, ma sono due mondi lontanissimi uno dall'altro. Per mille motivi, il più banale e il più importante contemporaneamente sono i quadrini. Perché? Perché allora i piloti, i ciclisti, correvano, erano pagati, non erano stra super accidenti quanti pagati. Ecco, non, perché questo? Perché sono mondi che hanno poche cose in comune. Poche cose. Chiaramente le automobili hanno 4 ruote, come le aveva loro. C'è stata anche in Formula 1 una parentesi, per esempio, con le macchine che avevano 6 ruote. Perché c'era proprio un sale della figlia, però comunque sono due mondi che distano tra di loro di non tantissimo tempo, perché la rivoluzione più importante è proprio stata creata dall'arrivo degli sponsor, che hanno portato tanta pubblicità che era fino a quel momento proibita, ha portato sulle automobili tanta pubblicità e tanti soldi. Per cui sono lievitati i costi dei piloti, sono aumentate le esigenze dei meccanici, si è dovuto aumentare. Si correva quando io ero alla Maserati all'inizio degli anni 60, si andava a correre in Formula 1 con 6 meccanici, un capo meccanico, un pilota, 2 macchine, a volte 3 macchine, perché poi c'è stato un periodo in cui il terzo pilota e la terza macchina esistevano perché se il bravo pilota che era davanti rompeva la sua, fermava col terzo, il secondo, lo facevano scendere via in fretta possibilmente, montava sull'altro e dividevano il punteggio, era una cosa oggi l'hanno
hanno tentato persino di proibire, di dire al pilota fai più piano perché sennò il motore si rompe. Non si può più fare nulla, non si può più dire guarda fai finta di avere un problema che è un altro dietro, deve passarti davanti perché è molto più avanti nella classifica per esempio o per altri motivi. Bisogna, è diventato tutto, è un mondo completamente diverso. Posso dire che c'è tanto sport anche adesso, sempre sport si intende prestazione umana. Oggi i piloti ancora più di allora, anzi molto più di allora, sono degli atleti. Perché? Perché sono curati, viaggiano col massaggiatore personale quasi tutti in Formula 1 e anche le squadre che fanno i campionati sport, ad esempio, come minimo un ortopedico, un massaggiatore fisiatra. Le cose sono molto più. Allora si rideva, ci scherzava, ci si prendeva in giro, cioè, si andava a cena insieme, ci si prestava il cacciavite e poi magari non lo portavi più indietro, allora si lamentava. E erano queste cose, c'era una certa, direi, fratellanza anche fra i piloti, c'erano, tutti tentavano di essere più forti, più forti, più veloci di avanzare. Però si rideva, si scherzava, si stava lì aspettando, palpitazioni sicuro, ma niente di più. Adesso, per altri video, invece di essere automeccanici, sono 30, perché con due macchine ci sono 30, minimo 30 meccanici, fra quelli che sono nel box e quelli che cambiano le gomme, perché ogni macchina è il suo, 15 meccanici. E un altro punto. Fine. Questo senso come era Ludovico? Era uno scherzoso, un personaggio scherzoso e giuviale come tutti voi? Due volte al Nürburgring mi chiese insieme a Viscaldi, io ero al Porsche, lui era la Ferrari e Viscaldi correva con un Alfa Romeo. E mi chiesero di accompagnare a Benau, che è la capitale per andare, uno doveva andare in farmacia, quell'altro non so, doveva andare a comprare dei robuste della roba. Li ho accompagnati e hanno dato una bella discesa. Io avevo la Porsche della scuderia della casa. E tirava, non so mai chi è stato, ma credo che sia stata una collaborazione dei due furfanti. Tirarono in freno a mano, abbiamo fatto un giro completo in mezzo alla strada, poi siamo arrivati. Un anno dopo mi hanno fatto lo stesso scherzo e io ci sono caduto. Questa è la ringrazio anche io per l'ospitalità e per quello che è stata
due giorni, ma soprattutto ho previsto emozioni di parecchi anni fa. Diciamo che a me ricordo quando fosse gradita la chiesa quel giorno del mio funerale, e ci sono state anche altre emozioni che si ricollegano, se vogliamo, un pochino alla vita di Ludovico, nel senso che io ho seguito poi come attività lavorativa di Grelli, ma per un anno ho seguito anche l'attività in pista, vabbè. Ed è successo che proprio nel 84, quindi 21 anni dopo il 63, quando Ludovico, diciamo, una bandina ha vinto il Cadore, mi sono trovato, stato come prima gara su questo tracciato, che mi ha dato emozioni violentissime sapendo di questo, cosa che sto raccontando. E essere qua a ricordare Ludovico, io non ci avevo mai pensato, perché proprio è una cosa che, pur essendo un libro legato al libro di Parintina, ma assolutamente senza nessuna frequentazione, questi giorni ho cercato tanto di ricostruire un pochettino l'albero genealogico, e continueremo ancora con Luigi, per vedere quello che manca, quello che mi sarebbe costruito, e quello che possiamo sempre più integrare, perché è abbastanza bello come sequenza di personaggi che man mano intervengono, a partire dal nonno Ludovico, segno, poi ovviamente anche loro, lui, eccetera. Grazie. Quando Ludovico vinse il Gran Premio di Monza su Ferrari, vi ricordo che è tuttora l'ultimo italiano a vincere su Ferrari a Monza, inspiegabilmente poi, a distanza di due mesi, la Ferrari lo licenziò. Io volevo sapere, vorrei di voi sapere da lei qual è la sua opinione su questo fatto. Purtroppo io sono in grado di dire nulla, però sono in grado di vedere che cosa c'era stato un certo terremoto, un piccolo terremoto a Ferrari. Il direttore sportivo, che era il signor Dragoni, aveva abbandonato, non so per quale motivo, io lo conoscevo molto bene, ho avuto un ottimo rapporto con lui, che poi entrerà trasferimento a Porsche di Ludovico, ma il rimpiazzo fu catastrofico, secondo me, perché mi dispiace parlare di uno che non è più in mezzo a noi, ma non so chi suggerì o impose a Ferrari di prendere come direttore sportivo Francolini, che era un giornalista che ha avuto primo, che non capiva nulla, cioè venne preso Francolini probabilmente sul suggerimento di Sabatini. Devo tenere la fiducia, scusate. Io l'unica persona che posso pensare che aveva avuto una magia di essere suggestiva, allora alzo la voce. Ha sempre avuto dentro di sé l'idea di poter essere un giornalista che condizionava le scelte, condizionava i risultati,
condizionava il bene e il male delle scuderie di automobili da corsa, che a pensarci bene è una follia, però c'era gente molto sensibile alla stampa e molto sensibile particolarmente a Autosprint, che nacque come facendo rivivere Auto Italiana, che era una rivista mensile, che però era praticamente sparita per mancanza. Allora ecco che sono stato magari siamo andati. Comunque c'era questa immagine e la gente che lavorava era assolutamente indifferente, la gente che invece dirigeva delle aziende, dirigeva delle scuderie che puntavano sul realizzo tramite sponsor, eccetera, erano già arrivati gli sponsor nell'epoca lì, non potevano tollerarlo. Io ricordo perfettamente che ho girato il mondo con l'Alfa Romeo, ho girato il mondo con la Porsche, un po' meno, un pezzettino di mondo anche con la Maserati. Ma un certo giorno io ero alla Porsche ed era il Rally di Monte Carlo del 1965. Fu un fiasco pazzesco, perché la Porsche mandò in linea per fare il Rally di Monte Carlo il tipo 104, che era un disastro, aveva un trave come telaio, aveva dei problemi enormi e figurò malissimo, particolarmente poi sulla neve, che a Monte Carlo quasi sempre è caduta. Il giorno dopo Automotor Sport tedesco attaccò la Porsche in un modo disastroso, da gelare qualunque tecnico o qualunque manico. Non si sono neanche spassati. Hanno detto, cosa hanno detto? Hanno detto che siamo stati degli asini, che abbiamo sbagliato, si è detto che siamo degli asini, gli facciamo causa perché non si dice uno che è un asino, ma che è stato incapace, che ha fatto degli sbagli elettrici. Abbiamo fatto degli sbagli, non hanno né replicato l'articolo, né mandato niente, nulla. È passato dopo 3 giorni, non ne parlava più nessuno. Io ho fatto 11 anni di autodetta in giro per il mondo prima di spostarmi dall'altra parte, sempre per conto Alfa Romeo. Il mio capo supremo, che era l'ingegner Chiti, aveva già la borsa in mano, lui raramente, cioè viaggiava con 2 valigie piene dei risultati sportivi degli ultimi 20 anni. Aveva delle valigie che pesavano non si sa quanto e dove c'era tutti i fogli c'erano, prima di bisogno ma c'era. Poi aveva una valigia con una maglietta, un rasoio e forse un paio. Questo per lui la sera era già in qualche aeroporto, perché il lunedì mattina lui doveva essere possibilmente in autodetta prima che i giornali, la selezione dei giornali, arrivasse alla presidenza dell'IRI e alla presidenza dell'Alfa Romeo, perché così aveva pronta la difesa, perché avevamo perso e andava a casa anche quando avevamo vinto, che succedeva a un caso, non è che eravamo perdenti per natura e continuamente abbiamo anche vinto, ma soprattutto quando perdevamo chi ti partiva per andare a regolare e essere pronto su quello che scriveva Sabatini, su quello che scriveva da tanti altri. Questa era la paura dei giornalisti, e Sabatini lo sapeva e gestiva queste cose, e secondo me fu lui che consigliò lì a Ferrara. E lì è stata una catastrofe, come
come dire, più risolutivo. Non aveva, il capo di coda. Però, sicuramente, nominato in un ruolo piuttosto importante dove il Dragoni era stato per una decina di anni continuamente a contatto con i sottotitoli, che accettava sempre le scelte di Dragoni, eccetera. Deve essere supportato la testa. È rimasto un paio d'anni, ha fatto solo dei guai e dopo è uscito, sostituito poi, non subito dopo, ma poco dopo, anche arrivò col Montebello, tutti gli altri direttori sportivi importanti e più bravi di sicuro. L'arrivo di Lini per me è legato al taglio di Ludovico Scarpelli. Perché? Difficile dirlo. Io personalmente non ho mai sentito Lulu parlare male di Lini e anche di Lini. Lini poi a me non raccontava più niente, io mi raccontava qualcosa quando veniva la Porsche. La mia madre lo raccontava perché aveva l'amichetta a Porsche che gli veniva a fare dei servizi spesso alla Porsche, ma parlavamo di altro, io non raccontavo niente a lui e lui non aveva bisogno perché se lo faceva raccontare qualcun altro. Questo secondo me, come ripeto, purtroppo Lini non c'è, non può difendersi. Darsi questo decennio sia stato Ferrari stesso a dire a Lini quello Scarfiotti non lo voglio più perché sai adesso che è arrivato Agnelli che forse mi dà dei soldi, non vorrei che il passato fra la famiglia Scarfiotti e la famiglia Agnelli mi metta in difficoltà eccetera eccetera. A darsi che Ferrari avrebbe detto guarda Lini, sei pagato apposta, cavatelo te. Però ripeto, è un'ipotesi, la mia è quella di chiunque di voi può pensare di farsi un'ipotesi perché quasi concrete si va a sensazione delle volte a cose che si sentono così conoscendo i personaggi. Altrettanto posso dire di sicuro che quando Lini ha detto a Ludovico Scarpiotti guarda non possiamo più darti una macchina, Ludovico non si è sicuramente messo in questo sì. E neanche ha fatto una lacrima, era uno che guardava molto avanti quello che era già successo, anzi molto bene. Io l'ho visto. Io volevo chiedere a Gerardo, pensavo che se soltanto lavorato sulla macchina da pista, ho sentito che appunto parlavi di Monte Carlo, sia stata l'unica esperienza realistica. Mi ha lavorato, cosa pensa dei Rally in generale? Cosa penso? Dei Rally, se li conosce, cosa pensa delle macchine da Rally? Sì. Le macchine Rally sono dei bei gioielli. Non piaceva la vostra macchina che è quella che ha vinto di più perché aveva una sospensione posteriore che non mi piaceva, l'aveva credo fatta o capita o suggerita all'ingegner Materazzi, non so se la e glielo ho anche detto perché poi abbiamo fatto una consulenza insieme con la Bugatti, quindi però era una macchina possente, la Lancia ha sempre fatto delle macchine molto buone, compreso la Delta da corsa, anche la Delta che vendeva, la Delta che mi viene da ridere, come si chiamava la nostra?
si chiamava Lancia Delta. E mia moglie pensava che fosse fatta con i segni, come il padre. Te lo ricordi quando hai detto, quando hai chiesto a quel pilota, che non era un pilota, era uno che aveva una delta integrale, non mi ricordo dove, che tu hai detto, ma allora c'è della crusca. Si arrabbiava anche. Sono automobili meravigliosi, perché oltretutto reggono a delle fatiche, a delle sollecitazioni incredibili. C'è da discutere sulla mente in quanto tale, questo è completamente diverso, che non dipende dalle macchine, perché le macchine non ricordo che ci siano stati incidenti particolarmente gravi per cedimenti della vettura. Magari c'era qualche errore del pilota o del copilota, oppure c'erano quei scellerati che andavano a Monte Carlo col padile per innevare le curve che erano state appena pulite e ci buttavano di nuovo la neve perché se no non si divertivano. Secondo loro erano le curve senza neve, erano curve alla portata di tutti. Si vede che i rally ci sono stati un po'. Io come regista non ho fatto niente. Come passeggero ho fatto un giorno e mezzo insieme a Vicky Elford, perché venne a prendere la macchina alla Porsche e il suo, non era il rally di Monte Carlo, era il rally dei Tulipani che partiva dalla bassa Francia, andava fino in Olanda, e venne a prendere la macchina e il suo copilota, che era Stone, aveva un problema di famiglia o suo di salute, dovette rimandare di due giorni l'arrivo. E allora la Porsche mi disse: allora ci va lei, sa che è inglese? Io non parlo inglese. Ah, mi disse: sì, ma tanto lei fa parlare in francese, non parla più francese, e aveva messo in moto in Francia. L'ho fatto un giorno e mezzo come Elfo. No, è stato il primo e l'ultimo. E quando andai a diventare dopo con il suo copilota e con altri piloti, perché poi ci si trovava ai posti dove c'era il cambio bomba e quelle cose lì, ho fatto un'assistenza a Elfo a Monte Carlo quando arrivò secondo nel 63. Arrivò secondo per una nevicata caduta alle 3 di notte, dopo aver dominato, che allora c'era le partenze da lontano, arrivava da Varsavia, partiva sempre da Varsavia, quando faceva il Monte Carlo, non so perché, adesso invece è diventato tutto ristretto. E allora parlai con i piloti, e non mi ricordo chi, ma un pilota di nome, forse tedesco, ma non sono sicuro, non lo ricordo bene. Mi disse: guarda, nei rally Elfon è battibile, tranquillamente si può vincere, si può perdere, ma si può anche vincere. Ma su strada aperta al traffico non gli sta davanti nessuno. E io per me. Grazie. Le domande sono state un po' espertizzate, nel senso che è meccanico. Per 100 anni ho potuto studiare giurisprudenza e scienze politiche internazionali, però c'è sempre la frustrazione di andare in garage a smontare le linee del cervello. Ho perso la voce. Thank you.
al di là delle sfortune personali, io dicevo, no? Io mi sono sempre chiesto chi è il pilota ideale, cioè il pilota ideale, cioè quello che monta su macchine diverse e riesce a ben figurare. È il pilota veloce sul bagnato, sull'asciutto, sul tortuoso, sul veloce, sul misto, cioè si possono fare di nuovo a livello nazionale, no? Intanto la storia è quella. Essendo ovviamente, parlando di lui, parliamo di un pilota che è sceso dalla Sport dopo molto in Formula 1 fa il tempo, e che tempo scende dalla Formula 1, va a fare la cronoscalata. Mi chiedo, queste figure, tra virgolette, eclettiche, nel mondo dell'automobilismo di quegli anni, erano così presenti oppure il loro veicolo rappresenta una rarità da questo punto di vista? Come? Sì, è meglio che parli con la voce o mi sentite? Mi sentite bene? Quello che serve è a noi uomini di pista,
famoso sperimentatore o quello che fa ricerca e sviluppo. Serve il pilota che ti dà i dati. Perché? Perché questo? Avevo cominciato a parlare dei progettisti. Sono bravissimi, si vedono benissimo, sono più pagati degli uomini in pista. No, è tornato. Il progettista, e noi non lo conosciamo, i progettisti sono bravi, veramente bravi, però sul foglio da disegno, io parlo all'antica, adesso è tutto fatto in elettronica, è tutto fatto con i sensori, è tutto fatto con i programmi che ti vendono per progettare una biela piuttosto che un motore completo, eccetera, tutta una cosa diversa. Ma quando noi vedevamo come è stata nascendo la macchina sul tavolo di disegno, per Dio, da una parte c'è il motore, c'è il cambio e poi c'è tutta la macchina. Non ho mai visto una macchina perdere un goccio d'olio, io dal disegno, non capivo. Non c'era il disegno dell'olio che cadeva, non c'era il disegno del freno che si crepava perché era certo caldo, era entrato in una buca d'acqua ed era scoppiata la ghisa del disco. Tutte queste cose non succedevano nella stanza o nel capannone dei Cervelloni, che rispetto perché ne sanno molto più di me. Però la macchina va messa in pista. Io ho vissuto alla Maserati, dove purtroppo, soprattutto negli anni finali, il 62, il 63, il 64, si mandava e si preparavano una volta due macchine, una volta una macchina per andare alle 24 ore di Le Mans, facendo fare la 24 ore con prova. No, cambio volentieri, ma io faccio. Facciamo una 24 ore col motore su un banco prova, non serve a nulla. Allora abbiamo inventato un percorso che allora alla nascita dell'elettronica potevamo forse dire, non so, per un'ora vai a 9.000 giri, poi fai tre scatti, a 10.000 giri, poi 9, poi 11, poi 9. Poi 9,5, tutta roba che non distruttivo come un pilota, non si può riprodurre così, non puoi riprodurre che cosa farà col motore, che cosa farà coi freni, e l'indicatore di rotazione era le automobili da corsa è blindato, perché se no schiacciando il bottoncino il pilota lo metteva giù e poi gli faceva fare 8.000 giri. Quando ha fatto un tempo splendido solo con 8.000 giri del motore, mia nonna, e tiravano via la spinetta e prevendo allora abbiamo dovuto bloccare tutto, e allora si capiva un po' di più perché il pilota ha fatto così. Ma il pilota che ne capisce viene e dice: guarda, ho fatto il primo, devo dire. Anche quello che non aveva nessuna idea perché era andato, aveva il tempo di dire. Allora, quello che era andato così forte e aveva il tempo migliore e non capiva niente, veniva da me e diceva: sedere. È perfetta, non toccarla, guai se ci metti le mani, via, va bene.
dopo regolarmente non passavano più di 7-8 minuti, forse 10, che o qualcuno della concorrenza o qualcuno ancora peggio della stessa scuderia, che fosse Porsche, che fosse Autoneo, faceva un tempo migliore, lo stesso pilota arrivava con la lista così, che sembrava che l'avesse stampata capito prima, e diceva, ecco, vedi, tu devi fare il giorno, al caro, tu mai hai 25 minuti fa che non toccavi niente, io non tocco niente, non tocco su, vai fuori, se ci riesci vai davanti a quell'altro, se no vediamo cosa fai. Invece il pilota che ne capisce dice, guarda, io faccio un però bisogna migliorare, dobbiamo andare più forte, dobbiamo andare più forte per andare più forte, cosa si può fare? Ci si metteva lì a ragionare, magari siamo sottosterzi, va bene, allora dopo di riflessione da noi, però dietro, gli angoli, il campo, queste cose, tutte queste cose si fanno. E la macchina quasi sempre migliorava, qualche volta invece. Il suggerimento onesto non era positivo e andando fuori facevo un giro di lavamento, cioè no, è sbagliato quello che ho detto, è sbagliato perché vado più piano. Questo era il lavoro, perché la macchina nasce con dentro un pilota e fuori una squadra che sta attenta a quello che fa il pilota e soprattutto a quello che tira. Grazie a tutti. Dunque, devo dire questa attività che ho sentito scendere e salire. Io non ho mai lavorato con la macchina. Siamo sempre stati avversari e forse lì era la base della nostra amicizia. Perché ce le dicevamo, dicevamo una faccia tranquillamente e poi dopo canzonatoria naturalmente del teatro e al macro come fai ad andare così piano e tu dovrai il cervello che il tuo pilota magari sia voluto uno rettilineo eccetera, però so che in Ferrari era stimato, poi che fosse stimato per la vettura che faceva la campionata della montagna e non ci sono dubbi perché era solo su quella macchina lì e la vendevano Ferrari esattamente come lo voleva, perché lui ne capiva, perché lui ne capiva. A volte la Ferrari andava anche altri piloti che almeno un paio che conoscevo io ne capivano abbastanza niente, poco sopra il nulla, però mettetemela come l'ha messa Scarpiotti lì, lui non più forte, ma non è possibile. Allora si poteva fare, oggi ogni Formula 1, per esempio, ogni scuderia ha i suoi meccanici, il suo ingegnere, il suo elettronico, il suo specialista dei freni, eccetera, quindi, e qualsiasi pilota dell'altra vettura manda uno dei suoi meccanici. È una cosa che fa morire da ridere e pensare e poi corrono tutti e due almeno sulla carta per far vincere il marchio, la stella a tre punte, sinonimo di vittoria, c'erano quando ci voleva sopraggiungere le cose. Poi è importante anche parlare delle gare perse, dello sport, le gare perse, le sfortune in gara, cioè, ce ne sono tantissime, sono statistiche. Lui per te le mani 66, per te le mani 67 le mani di conosco, per te sindrome, per te con la Porsche, e per te a Daytona, perché non tutti sanno che Daytona mi sta davanti, con Max, ho detto il problema bene, e stesse... Sì, quello lo so, nessuno è stato di parte, nessuno è stato di parte, e lui sembra sempre che il pilota che incalza, arriva secondo e qualche volta
perché quando Luigi fu tagliato dalla Formula 1, Ferrari penso che gli offrì di continuare a essere uno dei piloti della Sport. Lui invece preferì intanto cercare, allora non era facile perché erano tutte già sistemate, cercare una Formula 1, cercò una Formula 1, la trovò e non era rimasto. Da questi periodi. Sì. Parliamo di questo domanda un attimino. Allora, spero al prossimo di ospitare Gian Giorgio, perché credo che sia uno dei tutti i piloti di vita che ha corso quando il suo Bancarella. Sono in Formula 1 lui nel 67, dopo che Ferrari aveva tolto la squadra, telefono a Gian Giorgio che era un suo amico rivale. Sì. Era una persona che si chiamava e gli dice si diventa in disposizione per Monza e io voglio essere che era una vettura nuova con delle disposizioni anche innovative con molto grave lui quella vettura non aveva mai vista nella scarica di Monza prove variate lui con gli stessi tempi di Jokerlin che era buono e di John Surtees quindi sì. Qualcosa ci deve essere questo suo eclettismo questo particolare capacità di andare veloce su tutto. Stavo pensando solo di Jochen Rindt, se non credevo fosse morto nel 66. Nel 70. Poi, l'unico campione del mondo posto. Sì, ero solo. Però non c'era niente perché io ero a Monza e so dove è successo, come è successo. Pensavo, chissà la stessa cosa. Ecco, questa sottolinea il fatto di non dire che faccio sapere da campione del mondo pur non avendo una macchina troppo. Sì. Ma impressionato questo fatto della sua carriera. Questa capacità di montare su subito tra i campi. Alla Porsche l'apice, uno degli apici del motorismo
motorismo italiano. E per questo, per, così, per sottolineare ancora questo concetto, volevo solo leggervi qualche la testimonianza che ci ha lasciato Cesare Fiorio, che all'epoca era il direttore sportivo della Lancia Corse, che dice proprio: alla fine è il gruppo che vince, c'è il progettista, c'è chi monta la macchina, c'è chi la gestisce in gara, chi la guida, e ci sono le strategie, è un mix, e la Lancia all'epoca era una macchina da guerra, molto complessa, completa in tutte le sue parti, ognuno aveva un ruolo e lo interpretava al massimo livello. Tutto questo ha permesso alla Lancia di vincere 15 campionati nel mondo nei rally e altri 3 in pista. Così come la Stratos e la 037, anche la S4 aveva anticipato tutti con delle soluzioni tecniche d'avanguardia. E questo, ricordiamocelo sempre, è il segreto che fa vincere le corse. Se vuoi vincere, devi anticipare gli altri, sia con le soluzioni tecniche, sia con le modalità operative. Le strategie, le invenzioni, come i cambi gomma a metà prova speciale, le radio per le comunicazioni, le assistenze veloci e con gli elicotteri. Tutte cose che il team Lancia ha sempre anticipato rispetto alla concorrenza. Ecco, e questo un po' ci dice anche perché abbiamo voluto realizzare un libro esclusivamente sulla S4 ed è venuto un tomo abbastanza, abbastanza voluminoso, di quasi 400 pagine. Perché la Delta S4 è un progetto che ha dei contenuti tecnologici incredibili, dei quali parlerà sicuramente meglio, un po' più approfonditamente, Vittorio Roberti, e poi che nessuno prima d'ora aveva trattato. È una macchina forse, se vogliamo, non così tanto conosciuta dai più, sì, che dice la Lancia Delta S4, okay. Perché anche perché ha corso un anno solo in pratica, sia nel mondiale, sia nell'europeo, sia nel campionato italiano rally, poi ha avuto una seconda carriera nell'autocross, nel recross, ma questo è molto meno conosciuto. E quindi nel grande pubblico, diciamo, non ha saputo ritagliarsi, non è riuscita a ritagliarsi così uno spazio, lo spazio che merita. È un progetto che praticamente è durato 3 anni, dall'83 in pratica all'86, l'83 con il foglio bianco si sono tirate le linee, le righe di tutto, perché è stata una vettura completamente sia dal punto di vista telaistico sia dal punto di vista motoristico, e riassume in sé delle innovazioni incredibili, dalla trazione integrale che non era mai stata usata in precedenza nel gruppo Fiat, a meno che sulla Campagnola o su qualche veicolo industriale, e soprattutto nel cuore, che era il motore con doppia sovralimentazione, compressore volumetrico e turbo compressore. Ecco, quindi insomma, credo che se non siamo riusciti a fare un buon lavoro di ricerca, soprattutto insieme a persone che all'epoca, come Vittorio, all'epoca erano coinvolti direttamente nel progetto, perché Vittorio Roberti ha lavorato in ABAC dal 79 al 92, quindi è stato uno dei protagonisti del progetto S4. E finalmente dopo 30 anni insomma, abbiamo ricostruito una storia che meritava assolutamente di essere ricostruita e di essere conosciuta da parte insomma, degli appassionati, di chi è un po' più attento alle vicende realistiche. Sì, beh, il filmato ormai perché l'abbiamo visto. No. Però intanto mancava la fotografia su questo modello e quindi abbiamo cercato di colmare un po' la lacuna, se vogliamo. Ed è frutto di 2 anni di lavoro circa, per da parte mia, ovviamente. Avendo non buttato via documentazione tecnica personale oppure anche riviste, è stata la base di partenza, e poi continuando ad avere contatti con ex colleghi piuttosto che amici o insomma gente che aveva avuto a che fare. Ripercorre questo puzzle. E soprattutto quest'anno proprio ricorre il 30 annale del debutto in gara, perché il S4 ha debuttato a parte Italia. Ha debuttato in Francia nel 85 e quindi si è voluto anche anticipare quella che può essere una ipotesi di
sembra anche un anzio di 20 anni, è un anno che sta per sempre più. Ma soprattutto è stato, pur partendo da un disegno fatto a
tecnica con anche allora, perché questo computer non è più adesso, partendo dal disegno fatto con più di un anno, su tecnico ottimizzato, utilizzando il supporto del centro di calcolo di energia della Fiat, poter sistematizzare il telaio con un sistema molto allora avanzato di progettazione, che ha permesso di avere una struttura molto leggera ma anche molto rigida. La resistenza del genere telaio è necessaria, perché se le telaio più un telaio si mantiene rigido, più la sottomissione come disegno rispetta in pratica quello che ci si immagina, e quindi facilita il lavoro poi di chi sulla vettura che deve lavorare come sperimentatore, come siamo stati in realtà in tanti. Quindi telaio completamente nuovo, motore completamente nuovo, il motore precedente era un motore derivato da un 4 cilindri di base, è nato un motore completamente alluminio, molto simile a un motore di Formula 1, anche se potendo utilizzare pressioni di sovrapposizione di comunicatore, è stato anche reso leggero, più equivalente un motore dell'equipe Formula. Il sistema quattro motrici, anche questo innovativo, con una serie di brevetti anche sono intervenuti, e che si è elaborato di più per capire anche la potenzialità di sviluppo e anche come poterlo effettivamente farlo funzionare al meglio, con anche gli occhi nostri, che allora erano giusti, non è che fossero piloti che venissero da altre squadre, quindi molte difficoltà sulla conoscenza proprio della cosa potrici, e quindi la messa a punto. La doppia sovrapposizione, che ho menzionato prima, era anche una novità mondiale, nel senso che c'era un compressore volumetrico, che vuol dire un compressore meccanico, che è trascinato dal motore, permette di avere una piccola, relativamente al turbo, sovrapposizione, che però ha il vantaggio di essere direttamente proporzionale ai giri motori, quindi man mano che il motore sale i giri, si ha già un effetto di sovrapposizione di questo compressore, che una volta plafonato come suo utilizzo, qui sui 3500 giri, veniva man mano subentrato in una seconda fase, avrà di sempre il volumetrico e il turbo. Oltre a un certo numero di giri c'era poi questo turbo che dava la potenza massima. Questo è stato, cioè questo sistema, che ha permesso la lettura, anche se nata per ultima nella parte del quadrato gris, quindi con altri concorrenti molto più grandi come sperimentazione, di essere già, diciamo, da subito vincente, pur avendo ancora molto da fare, se il regolamento non fosse stato per motivi di incidenti, risultati, è stato interrotto, e quindi anche la vittoria è stata interrotta con il gruppo, nonostante che si è resa una vittoria che è diventata vincente, quindi ha ispirato tutto il mondo. Ispirato il titolo mondiale nell'86, ma ha vinto comunque il titolo europeo e il titolo italiano. Proprio in merito alle innovazioni tecniche e tecnologiche, soprattutto per quanto riguarda il motore, che era stato progettato quasi interamente dall'ingegnere Claudio Lombardi, proprio Lombardi ci ha detto, ha testimoniato così, che solo negli ambienti giovani e motivati si possono fare delle scelte di questo tipo. E in Abram c'era proprio questo ambiente, c'era un gruppo di lavoro formato da persone valide, per questo si arrivava a realizzazioni di notevole contenuto. Poi c'era Cesare Fiorio, che non faceva mai processi del lunedì in caso di insuccessi. Insomma, era l'ambiente ideale per riuscire a progettare. Ecco, è così di questo passo. Il libro Amazon si compone di 6 capitoli. I primi 3 sono un po' da introduzione all'argomento S4. Il primo riguarda la storia della lancia delle competizioni, quindi c'è tutta l'evoluzione della lancia, dell'attività lancia nelle competizioni, sin da quando Vincenzo Lancia, il fondatore della casa, faceva da pilota collaboratore dalla Fiat. E no,
nonostante questo però Lancia non aveva mai voluto che le sue vetture partecipassero ufficialmente alle competizioni. Questa è una cosa un po' strana. Questo però è successo quando invece il figlio è subentrato alla guida dell'azienda, ed è successo negli anni 50 proprio con una vettura che è presente anche in questi giorni, con l'Aurelia V20 GT, ed è iniziato con la partecipazione alle grandi corse su strada, Mille Miglia, Targa Florio, eccetera. Ricordiamo che la Lancia ha avuto anche una parentesi importante in Formula 1, cedendo poi al suo ritiro tutto il materiale alla scuderia Ferrari, che da lì ha iniziato un corso importante nella sua carriera sportiva. E poi c'è iniziata l'epopea, la grande epopea dei rally, sia dagli anni 60, diciamo fine anni 60, con le Flavia, a volte anche con la Flaminia, e poi Fulvia Stratus, e da lì 037, Delta, fino ai 15 mondiali della Delta Integrale. Un secondo capitolo invece ripercorre un po' la storia, la genesi dei rally, dalla nascita fino all'introduzione dei gruppi D, che è stato un regolamento internazionale proposto nel 1982, che ha generato appunto le auto più mostruosamente potenti, no? Che abbiano mai corso nei rally, compresa la Delta S4. C'è poi un capitolo più tecnico che riguarda la trazione integrale, l'idea del 4x4 con l'applicazione particolare nelle competizioni. E qui c'è un'altra curiosità, perché insomma, i primi esperimenti sono avvenuti nel 1902, quindi insomma non abbiamo inventato l'acqua gamma. E nel 1902 con gli olandesi della Spyker, che avevano proprio realizzato una vettura a quattro ruote motrici per le competizioni. E poi si entra veramente nel pieno della S4, che in realtà il progetto si chiamava SE038, che seguiva proprio quello della 037, la Lancia Rally, e qui abbiamo sezionato veramente la vettura in ogni parte, perché c'è la parte del telaio, il motore, l'iniezione, l'accensione elettronica, della quale ha parlato Vittorio Roberti, la trazione integrale, quindi la trasmissione, le sospensioni. L'abbiamo proprio sezionata in ogni parte per andare al vivo della materia. Poi c'è un quinto capitolo che riguarda le competizioni, cioè tutto quello che la Delta S4 ha realizzato nelle competizioni, dal campionato del mondo rally, come abbiamo detto, campionato europeo e italiano, e poi la seconda vita negli altri campionati europei, rallycross e autocross. È in salita anche se sia anche in Italia, si è corso moltissimo nelle cronoscalate, sì. Ha fatto anche corso anche alla Pikes Peak americana con Paolo De Sembrini, insomma è una vettura che ha corso e vinto tantissimo. E poi chiudiamo il libro con quello che sarebbe potuto essere il dopo S4, quindi dopo il gruppo B si ipotizzava la nascita del gruppo S, il cosiddetto gruppo S, che in qualche modo avrebbe aumentato ulteriormente le prestazioni di queste vetture, e la Lancia si era prodigata allo studio all'applicazione di questo regolamento su due vetture principali, la ECD e la ECD2, entrambe strettamente legate alla S4, ma profondamente diverse allo stesso tempo, perché adottavano innanzitutto un telaio completamente in carbonio, che all'epoca era veramente un'innovazione incredibile, e il motore leggermente modificato, perché aveva una testata triflux, detta triflux, e l'adozione di due turbocompressori anziché la sovraimputazione mista col volumetrico del turbo. In questo caso poi ci furono studi ancora più approfonditi sull'aerodinamica, e quindi diciamo, sarebbero stati dei progetti assolutamente vincenti. Questo il riassunto di 368 pagine di libro, spero che qualcuno possa apprezzarlo. No, quella volta ha costruito una replica della ECD, perché la ECD e la ECD2 hanno in comune lo stesso telaio, quindi la ECD è stata smantellata, è stato recuperato il telaio e è stato utilizzato per la ECD2. Quindi Volta aveva
aveva recuperato all'epoca il vestito esterno della ECB, i cofani, tutte le parti di carrozzeria, e ha utilizzato però un telaio normale di un S4 stradale per realizzare la ECB. Sì. Il motore è comunque un triflux con le due turbine, quindi diciamo, è un ibrido, però insomma, vale la pena che sia stata rifatta almeno insomma, un pezzo di storia che è tornato. Se Vittorio ha qualcosa da aggiungere? No, solo aggiungere che oltre a quello che ha detto Luca c'è anche nel capitolo più tecnico tutta la storia dello sviluppo partendo quasi mese per mese da marzo febbraio 83 fino a quando la vettura ha debuttato e quindi è costretto con più fedeltà possibile anche grazie a fotografie identiche e a disegni recuperati, alcune recuperate alcune anche fatte apposta per spiegare meglio i concetti, poi c'è anche un capitolo specifico che spiega anche lì partendo dalla prima prova fatta in Camera del Vento a marzo 85, tutta la sequenza di sviluppi che mi ha portato ad avere una configurazione finale di quella che si vede sia nel disegno qui che nelle foto che differisce un po' dall'avventura stradale, perché purtroppo la retta di sé è già partita da una situazione molto delicata, critica a livello organico, quindi è stato necessario fare un grosso lavoro già sapendo che comunque la postima di base era delicato, con lo scopo principale di dare più appoggio possibile sia sull'anteriore che a posteriore a questa vettura, considerando anche la velocità media è abbastanza bassa rispetto a altri veicoli. E quindi c'è stato tutto necessario modificare pesantemente i frontali, come si vede, eliminando i paraurti, aggiungendo questo sì, paraurti con questi grossi elementi, con questi grossi elementi ad aria che danno carico, oltre a quelle parti che sopra i fari per far sì che l'aria proprio passi sopra, e l'aggiunta di una vettura posteriore di dimensioni ridotte rispetto ai primi. Questa qui è la primissima configurazione ancora non definitiva sia sull'anteriore che al posteriore, perché per il regolamentare è stato necessario per ricorrere tutto. In ogni caso per ottimi risultati di aderenza a terra. E direi che mi sa che dobbiamo chiudere. Sì, beh, per chi volesse acquistare, cioè, abbiamo qua le copie disponibili. Io però per chiudere volevo regalarmi una copia alla scuderia Scafiotti, perché insomma è un gesto sia per l'ospitalità sia per tutto quello che hanno organizzato in questi giorni. Quindi Paolo, bene, grazie. Ora lascerei, sì, prego. No, io non vorrei parlare con questo maledetto attrezzo che diciamo al sindaco, al nostro carissimo amico, una scorta, tuttavia, perché questo è lo fico, una volta col filo. A me Porto Scala ha fatto venire il magone allo stomaco. Andiamo a voce. Io ho detto a Paolo, sarà doveroso ringraziare queste persone. Mi ha detto, fallo tu che sei più alto di Marco di me. E allora... io conoscevo da appassionato, perché noi adesso andavamo a comprare autospeed la domenica sera alla stazione perché arrivava prima, no? E quindi noi le vicende tanto lì le abbiamo vissute. E tra l'altro poi c'è un aneddoto importante che noi a Renzo avevamo il chimico commissario Cristina Franco, che poi l'uomo di lancia ha saputo quello che lui era in noi diciamo ci incontravamo il lunedì a Guido Monaco presso Piero Comanducci che il film Canessi era lì e ci raccontava quello che era successo la domenica con la benzina gonfiata contro uno, la squalifica Peugeot, Mandelli. Abbiamo vissuto noi questo, quindi siamo
Scarciotti è normale che l'avessimo conosciuto. Io poi ho avuto la fortuna di dividere una mia passione con il papà di Paolo, e quindi per noi aneddoti, storie, e questa manifestazione l'abbiamo vissuta in prima persona, perché Pino, mi raccomando. Non dovete rammaricarvi di niente, perché io che da tempo faccio l'organizzatore, e purtroppo sapete che gli organizzatori sono le persone più bistrattate, sempre offese, perché ci sarà sempre qualcuno che sarà scontento. Credetemi, se non lo saranno i piloti e gli ospiti, ci sarà la signora che non aveva il bagno a disposizione e non ha potuto farti più, ve lo dico. Ricordatevi, prossimo anno la mistina in brodo per qualcuno che non gradisce le tagliate. Sto scherzando. Non avete acceso una lampadina, voi avete acceso con questo evento un bel lampadario di Urano. Insistete, la state vista, perché ho visto delle basi, io dico davvero, no? Noi 2 settimane fa abbiamo fatto la rievocazione delle saline di Volterra. Volterra è un bellissimo paese, ha una storia, la conoscalata, però non hanno Lulù, Ludovico Scarciotti, questo per oggi. Quindi continuate, perché tutto è perfezionabile. Però qui avete il sindaco, che mi sembra un protagonista, anche perché ho saputo che dopo 40 anni è riuscita a ribaltare certe situazioni, se sbaglio, quindi qualcosa di positivo avrà, perlomeno una credibilità che avrà. Avete la dinastia della famiglia Scarciotti, perché io credo che sia emozionante pensare che il figlio, la madre, non so, adesso se non mi commuovo anch'io, avete questo paese che è splendido, avete la salita, avete tu. C'è il figlio di Pino Nardi, che sono menti storiche, quindi cos'altro c'è da dire? Gli amici, la collaborazione è tutto, persone ospitali, tra l'altro avete un catering eccezionale, comunque, e guardate, è importante anche mangiare bene, perché se si mangia forse, capito, e si mangia male, ci si ritorna malvolente. Quindi noi siamo a disposizione per collaborare, darvi una mano, ma anche perché, guardate, le manifestazioni del futuro, per chi ha una competizione, sono queste. Perché non ci si può godere i nostri veicoli in altre manifestazioni, perché c'è la cintura scaduta, perché c'è il serbatoio, che non ha più il materiale e il libro. Quindi voi date anche l'opportunità ai piloti e ai proprietari dei veicoli del centro Italia, no, del centro Italia, di venire qui a divertirsi con le loro macchine scadute a omologazione, che diversamente sono costretti a venire nei gara. La formula è giusta. Avete a 360 gradi questa opportunità, che vi devo dire. Grazie di tutto. Con l'occasione di Mario Scarciotti ci si vista, quindi adesso non bisogna andare, colgo l'occasione di fare i ringraziamenti finali. Innanzitutto il primo ringraziamento va alla famiglia Scarciotti, che questo c'è stata la cina e la disponibilità, alla nostra scuderia, Ludovico Scarciotti, capitanato del grande presidente Paolo Nardi, di tutti gli amici, Andrea Cieli, il grande Michele Vini che ci ha dato una mano sotto il profilo della diretta stampa, e Maurizio Corsetti che stanotte ha ospitato la bellissima Ferrari Dino, ad Andrea che ci ha portato questa bellissima lettura, e a tutti gli equipaggi, quindi da Fattini, Mazzotto, Olivo, Berebè, gli altri amici delle macchine a competizione Cesetti, e oltre a loro ovviamente a tutti quelli che hanno creduto in questa manifestazione e ci hanno dato il loro supporto, Modulo, SNC, carissimo amico Vincenzo Castro, Delta Moto, la famiglia Riccobello e Elettromedia, la famiglia Balducci, qui con Franco e Massimiliano, e poi Connenza con la famiglia appunto del Monte Paraghetti Peretti, la pasta di Aldo che appunto era una
nostra peculiarità che abbiamo assaggiato, credo che sia una grande cosa. Grazie alla sua amica che ci supporta ogni anno su ogni tipo di manifestazione. La famiglia del Nuovo con la Sasta, l'azienda Panettini che ci ha dato appunto gli estintori, Santa Castella e tutti gli altri, credo che non ho dimenticato nessuno. Ovviamente un ringraziamento va anche ai carabinieri che ieri hanno reso sicura diciamo questa sfilata dinamica, ai vigili che pure si sono operati in tal senso, ai commissari di gara, i ragazzi in sottozione hanno dato una mano incredibile, e all'Ara, come giustamente Attilio ricordava, che ci ha fatto veramente un servizio enogastronomico di questa regione, di questa provincia, soprattutto ispirata da quello che era il gusto di Lodovico, perché come avete visto abbiamo assaggiato le cose che a Lodovico piacevano. Quindi grazie a tutti. E ora l'amministrazione ovviamente, non lo dico, non lo ripeto, non ci ha detto prima che c'è stato il giro, e l'appuntamento, dato che ormai il memoria strutturale è sceso in pista, si rinnoverà per la presentazione il 18 ottobre 2015, e ovviamente la seconda edizione andrà in scena esattamente il 4, 5 e 6 giugno 2016. Grazie a tutti voi, a tutti voi. Michele me lo ricordava, un ringraziamento particolare va a Enzo Romagnoli, il quale oltre ad avere ma soprattutto per natura la disponibilità che ha fatto, ma soprattutto per la connessione unica al mondo delle auto del Rodrigo Scafiotti con la mia famiglia. Perché Enzo lascerà aperta la mostra per altri giorni fino al 16, in cui potremo ammirare appunto sia la mostra fotografica sia le macchine, che poi daranno luogo, avevamo detto con 12 di Paolo ed Enzo, a un museo stabile di questo come ricordo di questa giornata di memoria scarsa, e credo non avrei dimenticato nessuno. Ok, ringraziamo anche Sebastiano che ha preso il capo di registrazione, credo messi tutti, tutti i commercianti, tralasciamo tutti i commercianti sulla giornata. Una cosa buona, ringraziamo con Sebastiani.it che ha ripreso tutta la manifestazione, nel giro di qualche giorno sarà visibile sia sul sito della Twins Sebastiani.it che anche su YouTube, per chi volesse poi ricordare questi tre giorni di potenza di cielo. Grazie ancora a tutti e arrivederci. Vogliamo lasciare un presente a chi è intervenuto. Concorso di ragazza dinamico, si sa che l'ha vinto Adriano, perché non abbiamo fatto una classifica perché la macchina sua era senza pedali, però abbiamo fatto una cosa molto più bella. Andrea lo sa che non c'è una macchina unica e poi ha una gamma unica, quindi lui sa di essere comunque l'ospite centrale della manifestazione. Con Enzo Romagnoli abbiamo deciso di fare il grande ricordo del problema, un ricordo un po' più particolare, e adesso ve lo presento. Allora, abbiamo fatto un modellino della vettura di Lugo Scafiotti in serie limitata, quindi lo daremo ai partecipanti e agli ospiti che sono intervenuti. È una cosa che va fuori dai canoni. Va di nuovo in una tradizione, casualmente, Andrea Sorda. I don't want to make you boring with another speech.
I will just say a few words for translation. Piccola tradizione. Anyway, it has been a great pleasure, really a great pleasure and a great honor to be here and having invited by Paolo and his people. È stato un grande onore e un grande piacere di essere stato invitato da Paolo e tutta la organizzazione e questa manifestazione. And I immensely enjoyed it here and I'm also very, very thankful towards the Famiglia Scafiotti, and I enjoyed your company, and I particularly enjoyed the company with your son, and this was a quite an experience, and before I give you the final line, can you just translate? Dice che si è molto divertito, ci voleva ringraziare a noi, e a nostro figlio, che anzi lui che si è divertito ad andare sulla sua macchina, quindi casomai lo ringraziamo molto, è stato molto bene qui. And when I switched off the engine when he was on the passenger seat after the second run, quando ha spento il motore dopo la seconda salita, there was a silence of about 5 seconds. C'è stato un silenzio di 5 secondi. And then he told me it was like riding with my grandfather. Dopo 5 secondi mio figlio ha detto è stato come guidare con mio nonno. Allora, andiamo a vedere la lezione, perché i tempi sono stretti. Io vorrei mangiare questo modello per Luigi Scafiotti, che oggi non vado a parlare. Grazie anche a Severi, perché
perché mi ha ricordato che anche a Modena, dove c'era un commendator Severi, tra l'altro, che aveva degli amici Olivetti, erano parenti degli Olivetti, con Basti, con persone, si ricorderà queste cose qui. Io ero a Modena nel 61-62, quindi parliamo di anni di quella Italia diversa che accennava lei, per l'Italia non c'era sta quelli, dove c'era una moneta unica, non c'era il vecchio autonomo, dove si entrava senza che il permesso si girava, a parte la cosa del genere. Una Modena a via Manuzzi, vicino al famoso cinema Olimpia, abitavo. Quindi che ricordiamo una Modena così. Eh sì, l'unica piccola sezione che volevo fare a Paolo, che non è che non suonava la Vernasca, è che la settimana dopo faccio anche il Mugello. Non manca nulla. Ci eravamo dimenticati di finché siamo in Shalai, io sono per voi, sono felice di essere con voi e le danno un po' per fare altre 4 volte in Italia, quindi va bene così. Grazie, grazie a tutti. Grazie. Passiamo alla domanda che come? Se funziona. Se funziona. Ma Lulu, ma dove ti sei incacciato? Dove? Ah, va bene, noi andiamo a mangiare. Tu fai lo stesso. Sta tranquillo, non ti dimenticare. Ciao Luigi!
gente per noi. E vabbè, andiamo a mangiare, ragazzi, si è fatto bene. Anche perché adesso deve caricare una macchina. Ci dobbiamo mettere.